Sei uno che non perde tempo, eh? Ho preso ciò che i bastardi di Slim non hanno bruciato. Devo ancora rimettermi in piedi e ho già degli avvoltoi alla fattoria pronti a prendersi il mio regno. Serve aiuto? Accetterò la tua offerta di collaborazione. Potremmo tirare su qualcosa di grosso. Ho fatto lavori peggiori. Fanculo, MJ. Facciamo sballare New Bordeaux. Vedi se riesci a trovare un po' d'erba, così potremo preparare un primo raccolto. Ancora al lavoro, Lavo? Sinclair, pensi di aver risolto una cosa? Sì, hai fatto un buon lavoro con Slim. I federali lo hanno in pugno, anche se fa di tutto per toglierseli di dosso. Ma tutte le prove? Un buon inizio. Ma l'agente di Sinclair deve parlare. E non possono farlo se sono terrorizzati dallo sceriffo, i suoi e chissà chi altro. Da dove comincio? Ti manderò da alcuni cittadini preoccupati di Sinclair. Vedrò cosa posso fare. Grazie. Dai loro una mano e riusciremo a tenere Slim Bowman dietro le sbarre. Sei Remus? Christian Remus. E se non sbaglio, tu devi essere il conoscente di Lavo. Scusa il disordine. So che puoi aiutarmi a liberare Blanche. Blanche sta con te? Che c'entra con Slim? Ho aiutato varie volte lo sceriffo Beaumont con delle pratiche legali. E delle pratiche un po' meno legali. Slim ha paura che parli, ma non ti vuole morto. Ecco perché i suoi sgherri hanno rapito Blanche. La tengono prigioniera nella discarica, quella che è saltata in aria. Ricevuto. Salvala. E ti giuro che canterò come un uccellino. Benvenuto, benvenuto, fratello. La nostra congregazione è sempre aperta a tutti. Sono l'amico di Lavo. Santo cielo, non vediamo molta gente di colore da queste parti. Tutto merito dell'Unione Sudista. Beh, quegli stronzi hanno agganci in tutta Sinclair. Scusi. Fanculo. È colpa di Slim. Anche se è in galera, sa che sguinzagliando l'Unione Sudista può tenere in riga tutta Sinclair. Tenendo buona la gente. Quindi volete qualcuno che crei problemi all'Unione Sudista? Troverà loro raduni al Sinclair Trailer Park e alla vecchia fattoria. So che è stato mandato qui dalla Provvidenza. La prego, li convinca a lasciare in pace la mia comunità. Si daranno la colpa a noi. Vuoi abbassare la voce, cazzo? Quelli di Slim. Eh? Laggiù! È lui! Accoppate quello stronzo! Al riparo! Non riesco a uscire! Buttate quello stronzo fuori di qui! Li ho finiti!
Al riparo! Lo vedo! Datemi una mano! Dimmi qua! 12.35, individuo sospetto a piedi. Unità di supporto sul posto. Il sospettato è un maschio di colore, 25 anni, più alto della media. Rinforzi in arrivo. Fatemi uscire! Ce l'ho! Vedo il sospettato! Sangrando! Il suo culo è mio! Si sta tirando! Chi? Non c'è tempo per i dettagli. Esci dal retro. Christian ti sta aspettando. Ammazzali tutti, ok? Eccolo! Venite qui! È già morto! Credevo te ne fossi già andato. Ho già i biglietti per un treno che parte alle 2. Ovviamente ho dato dei nomi falsi. Ma testimonierai? Se questo significa non dovermi guardare le spalle per il resto della vita, sì. Sì, lo farò. Pensa a lei. Ho notato che non sei ancora iscritto. Non sono tagliato per queste cose. Non ti preoccupi. Vita avventurosa. Al suo ritorno ha iniziato a uscire con una ragazza di colore. Cazzo, davvero? Quella stronza è riuscita addirittura a convincerlo a votare per Kennedy. Kennedy! Da quanto tempo lo conosci? Dalla seconda elementare. Non lo so. Dopo la guerra è cambiato, mi capisci? Eh? Cristo santo! Fatti sotto, figlio di puttana! Gli faccio... Sì! Si sta massacrando! Ci sta rompendo il culo! Thank you.
Stai con quella Vo, giusto? I compari di Slim al dipartimento vogliono eliminare una montagna di documenti che scottano. Vediamo, roba che farebbe finire Slim al fresco. Mio marito, Bobby, lavorava all'archivio del dipartimento. Quando Slim è finito dentro, Bobby ha sentito uno degli agenti, Tupelo, parlare di bruciare un sacco di roba. Registri che testimoniano tutti i crimini del dipartimento. Tupelo ha scoperto che Bobby lo sapeva e lo ha ucciso. Era un bravo uomo. Dov'è Tupelo ora? All'Andris. Attento, è un bar dell'Unione Sudista. Tu sta qui. Farò io giustizia per Bobby. Non è la giustizia che voglio. Lavorando al bar, vedo. È nuova idea. Barbieri è chiuso da una settimana. Dovrò comprare le salsicce da una parte. Gli ha dato una pistola! Ha una pistola in mano? Una pistola! C'è una sparata! Non sto succedendo! Si mette male! Ha una pistola! Quel negro si fa vedere qui intorno, gli spacco la faccia. Lo ammazzo di botte. Certo, certo che lo farai. Dopo quello che ha fatto a Aubrey, a Deacon, a Roy, a Avery? Sì, cazzo. Ad Aubrey, a Deacon, a Roy e... come cazzo si chiamava? Chi? Non so. Agli amici perduti. E che Dio abbia pietà dello stronzo che li ha ammazzati. Faccia di uno che cerca rogne. È un fuoco purificatore, scende! Sto fa male! Devo seppellire i miei fratelli! Ehi, fratello! Lo so che mi stavi fissando. Ora mi dici dove sono quei documenti, Tupelo. Stanno mandando in fumo la vecchia fattoria dei Miller. Ormai è tardi. Maledetti maiali. Se non sei con noi, sei contro di noi. Ehi, io sto dalla tua parte. No, non tu. 11:35, individuo sospetto a piedi. Unità di supporto sul posto. È stato ancora in fuga, servono altre unità di supporto. In copertura! Prendi quel coglione alle spalle!
Datemi una mano! Cerco riparo! Trovato! Il sospetto sta scappando! Bloccato, stronzo! Venite qui! L'ho trovato! Tutti qui! Il sospettato è un maschio di colore, 25 anni, più alto della media. Rinforzi in arrivo. Inseguimento annullato. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e tornare in pattuglia. Lavò, il dipartimento dello sceriffo stava cercando di far sparire le carte. E tu li hai fermati? È tutto nascosto in un camion dietro a un carrozziere. Manda qualcuno appena puoi. Uno dei ragazzi sta arrivando. Grazie, Lincoln. L'Unione Sudista non vi darà più fastidio per un bel po'. Credo che abbiano visto la luce. Vuol dire che ha spaccato qualche culo? Grazie. E ringrazi Lavo per il suo impegno. Lo farò sicuramente. Vada con Dio, signor Clay. Improbabile. Complimenti. Lei è padre di un bel raccolto. Ecco, guarda a cosa sono serviti i tuoi soldi. Ora, se ti interessa una nuova varietà per le mani, la Ruder Alice, niente di eccezionale, ma ti dà una bella botta. Basta che faccia il suo dovere. Ovvio. E scommetto proprio che un tipo furbo come te ha già qualche idea su come procurarsela e coltivarla. Ok, tutto chiaro. Lascia fare a me. Come ho detto, vedi se riesci a trovare della Ruder Alice. Non ci farà diventare ricchi, ma è molto apprezzata. Grazie a te, Slim Bowman rimarrà proprio dove si merita, in una cella. Hai notizie di quelle persone? Irma, il prete, Remus. Ah, Irma e Remus hanno lasciato la città protetti dal movimento. Jeremiah ha deciso di rimanere e pregare. Ottimo lavoro. Dimenticavo, ti saluta Roxy. Dice che le devi una lettera. Quindi voi due vi scrivete? Io adesso devo... sì, devo proprio andare. Ci vediamo presto, Lavo. L'arresto e la condanna dello sceriffo Walter Beaumont passò da piccola storia di corruzione locale a grande scoop nazionale. Il fatto è che Beaumont fece dei nomi. Denunciò almeno una decina di cospiratori nell'ufficio dello sceriffo di Sinclair Parish. Lui, ha accusato alcuni suprematisti bianchi dell'Unione Sudista. Alcuni di loro erano legati all'ambiente politico della Louisiana. Per i suoi crimini, Beaumont fu condannato a 15 anni di prigione. Ne scontò 12, la maggior parte in isolamento per la sua sicurezza. Gli spararono nel 1989 e morì sul vialetto di casa sua. Non ci fu alcun sospettato e nessuna accusa formale.